Allora, qual è la pianta più venduta da siepe in Emilia? La fotinia. Perché è la pianta più venduta al momento? Perché è una pianta sempre verde, a differenza dell'auro, del legusto che si vendevano molto prima dell'avvento della fotinia, ha la particolarità che è un po' più ornamentale perché fa le foglie nuove rosse, faranno delle buttate rosse di 20 cm molto appariscenti, molto ornamentali. Il vantaggio della fotinia è che è molto resistente al freddo, la fotinia Red Robin, nonostante sia sempre verde, perché da noi diciamo che le sempreverdi tendono ad avere qualche problema con il freddo. Lei magari fa qualche danno da freddo, non è una malattia, non è niente, perché molto spesso mi arrivano 200.000 mail che ho scritto che malattia la fotinia, in realtà è un danno da freddo. Non dovete potare, fare nessun trattamento, la fotinia poi verso marzo-aprile rivegeterà e avrete le foglie nuove che copriranno le vecchie danneggiate. A che distanza si pianta la fotinia? Si può piantare dai 50 cm fino a un metro di distanza. Io solitamente ne pianto 3 per fare 2 metri lineari, quindi 60-70 cm. E va concimata, certo, il gattino, il cagnolino gli date da mangiare, le piante gli va dato il concime. Vi consiglio un concime a lenta cessione, granulare, che va dato ogni 2 mesi circa, da marzo-ottobre, e questo vi aiuta a farla crescere più velocemente. Il primo anno non cresce molto velocemente dopo averla piantata perché è un po' impegnata a radicare, diciamo ad adattarsi al terreno. Cresce veloce dopo il secondo o terzo anno, specialmente lavora tanto verso fine estate, necessita di una posizione luminosa, ma si adatta anche in una situazione anche in mezz'ombra, semi-ombra, eccetera. Magari all'ombra crescerà più lentamente. Va irrigata specialmente i primi anni, specialmente in estate. Dopo che è radicato è una pianta che ce la possiamo quasi dimenticare. Magari nei periodi siccitosi in estate va bagnata, però dopo i 2 o 3 anni che ha già radicato possiamo quasi dimenticarla, salvo in estate che qualche innaffiatura d'emergenza può essere necessaria. Vi do qualche indicazione di prezzo della fotinia. Quanto costa una fotinia circa? Allora, questa è la fotinia vaso 18, alta 70-80 centimetri, costa sui 7 euro con degli sconti in base alla quantità che arrivano fino a 5 euro. Poi invece abbiamo la fotinia vaso 24, altezza 130-140, siamo sui 16 euro con dei sconti quantità che arriviamo fino ai 12 euro a seconda della quantità che andate ad acquistare.